solito in Giappone per fare del buon sushi bisogna essere uomini e giapponesi. Io sono una donna e italiana e sto facendo le cose a modo mio. Sono Raffaella, sono italiana e pugliese, ma lavoro come chef a Tokyo. Unisco le tradizioni culinarie pugliesi con quelle giapponesi per creare dei sapori unici e particolari. La cucina pugliese e quella giapponese, magari così dal di fuori, può sembrare totalmente differente, ma in realtà hanno tantissime cose in comune. Il pesce crudo viene proposto nel modo più naturale possibile, quindi quasi seguono lo stesso binario. Raffaella fa questa commistione, cioè i prodotti locali tipici del popolo, quindi autoctoni, che si fondono invece con sapori e tradizioni che sono dall'altra parte del mondo, insomma, quindi in Giappone. La Puglia è una delle più belle regioni del Sud Italia. C'è la capacità che hanno le persone di farti sentire a casa. The difference I found in Puglia is they put all the heart when they cook. In Italia, e in particolare al sud, in Puglia, la famiglia è sempre al centro di tutto quello che facciamo. Puoi essere ovunque, in qualsiasi parte della Puglia, tu la domenica a pranzo sei lì seduto perché si mangia tutti insieme, ci si racconta le cose. Hai visto? Sometimes I stay here in the Sunday, my another sister was around, and just me look my mom when she cooking lasagna o cannelloni o parmigiana. Raffaella, non la pallavolo. Mortizia! Con mia sorella ho sempre avuto un legame più stretto. Lei gestisce una pizzeria, ci accomuna un po' il fatto di essere le ribelli della famiglia. Buona! E il fatto che sia io che mia sorella facciamo lavori che di solito vengono fatti da uomini, beh, la dice lunga. Tokyo è stata, sin dal mio arrivo, una continua fonte di ispirazione. È una città che cresce giorno per giorno, è una città in continuo cambiamento, in continuo progresso. Gli uomini giapponesi pensano che per poter fare il buon sushi bisogna avere le mani fredde e quindi pensano che noi donne, avendo le mani calde, non possiamo assolutamente fare del buon sushi. Penso che sia... non sia vero. E sì, vorrei cercare di cambiare un po' questa idea. Se volete assaggiare anche il polpo, ve lo consiglio perché lo yuzu sicuramente non l'avrete assaggiato, ed è un agrume giapponese. Perché senti proprio il sapore italiano, però allo stesso tempo il sushi, ed è un abbinamento che ci sta. Qui in mezzo invece abbiamo veramente un must della cucina barese, ovvero la tiella barese, riso, patate e cozze, in questo caso in chiave sushi. Io penso di essere una persona molto riservata, ma tramite la mia cucina ho trovato il modo di trasmettere quello che ho dentro e di arrivare alle persone. Questo mi rende molto felice.